Radio, benvenuti da Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino all'edizione dello spettacolo di GS Weekly News, il resoconto delle notizie di sport e spettacolo pubblicate su Global Show durante l'ultima settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2019. Iniziamo con il cinema. Il 3 ottobre esce Tutto a posto con Luca Zingaretti, film girato a Catania. Poi Massimiliano Bruno sta girando il suo nuovo film insieme ad Alessandro Gassman, Giallini, Tognazzi, Edoardo Leo e Bucci Rosso. Arriverà in sala anche il nuovo Bad Boys 3, sempre con Martin Lawrence e Will Smith. E poi arriverà il 10 ottobre in sala il film di Michele Andreozzi, Brave ragazze, con la D'Amico, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Ambra Angiolini. E poi su Netflix arriverà L'uomo senza gravità, che vedrà come protagonista Elio Germano. Mentre per chiudere questa parte arriverà a Bologna in questi giorni la versione restaurata di Apocalypse Now. Passiamo alla musica invece, dove dobbiamo segnalare che sta per partire il tour di Alberto Urso, solo live, mentre invece il 4 di ottobre è uscito già il nuovo singolo Freedom di Zucchero. E per quanto riguarda invece gli MTV European Music Awards, 7 nomination per Ariana Grande, che la fa quindi da padrona. E poi invece il 15 di novembre uscirà il nuovo album di Giovanni Allevi, e sempre il prossimo mese uscirà anche il nuovo album di Mika, My Name is Michael Holbrook. Passiamo invece alla televisione, un progetto per un nuovo spettacolo in Rai da parte di Rosario Fiorello, per passare poi al teatro, dove all'Arena di Verona torna Notre Dame de Paris con le musiche di Riccardo Cocciante, e poi sta per essere realizzato anche un nuovo musical improntato sul film Ghost, che all'epoca, molti anni fa ormai, fu interpretato da Patrick Swayze e Demi Moore. Arriviamo così invece alla letteratura, dove dobbiamo segnalare che è stato pubblicato un nuovo libro, questa volta l'autore Paolo Bonolis, che invece di stare sul piccolo schermo si racconta in questa sorta di autobiografia, dove appunto dice al pubblico come è arrivato fino al punto che conosciamo oggi. Chiudiamo invece con il gossip, dove James Franco è stato accusato, l'attore americano, di molestie sessuali da due studentesse dello Studio 4 di Los Angeles, dove Franco ha tenuto dei corsi di recitazione. In chiusura vi ricordo anche i nostri siti gsradio.it e globalshow.net, e poi le nostre pagine social, cominciando da Facebook, passando per Twitter ed arrivare fino a Instagram. Quindi da Daniele Antonio Battaglia e la redazione per questa settimana è tutto, un saluto alla settimana prossima, ciao!